Io devo dire che non volevo intervenire anche perché condivido ovviamente in pieno quanto ha detto il consigliere Bertola, però gli interventi che sono susseguiti in qualche modo hanno sollecitato a mio avviso qualche risposta o comunque qualche riflessione, in particolare quanto ha detto il consigliere Tronzano, la consigliera Cervetti e il consigliere Grimaldi. Intanto partirei dal consigliere Tronzano, che è il primo appunto che mi sono segnata. Guardi, io quando sento parlare, ma penso che sia poi una riflessione che può fare l'Aula, l'ho detto anche in altre occasioni, di capitalismo municipale fallito, mi vengono abbastanza i brividi e lo dico perché, guardate, io penso che si debba parlare di capitalismo municipale malato e non fallito. È malato anche, e mi sento di dire, per responsabilità che sono evidentemente della politica, perché se negli ultimi anni, come ad esempio abbiamo discusso anche per CDT, non è stato esercitato il controllo analogo dove andava esercitato, se in alcuni casi, permettetemi di dire, scusate il termine, le partecipate sono state utilizzate come bacino elettorale e non in realtà per garantire in qualche modo erogare il servizio al meglio e quindi per la cittadinanza, se ci sono stati tagli a livello nazionale che hanno messo evidentemente in difficoltà gli enti locali, beh, questo è quello che ha portato probabilmente a quello che lei definisce il capitalismo municipale fallito, io invece definisco semplicemente malato. E dico che è malato perché, e qui mi rivolgo anche alla maggioranza, tutti sappiamo qual è stato l'esito referendario. E io dico che in questo momento, dove evidentemente, lo diceva anche il consigliere Grimaldi prima di me, mi collego a lui, la domanda che sporge spontanea, ma l'ha detto il consigliere Grimaldi, che è di maggioranza, lo dico anch'io, è perché stiamo vendendo? Io penso che ci sia una confusione pazzesca in quest'Aula e lo dico perché, al di là dell'iter che c'è stato negli ultimi 2 anni, che si è visto più volte cambiare la motivazione, io non ho sentito, mi auguro che oggi l'assessore Lubatti ci illumini, io non ho sentito una parola dall'assessore Lubatti se non leggere sui giornali che è scettico. Beh, io dico, se l'assessore Lubatti è scettico, se lei è scettico e si fa per motivi industriali o meglio per motivi trasportistici, io spero che lei oggi in Aula rassicuri almeno l'Aula. Perché se lei è scettico non oso immaginare come dovrebbero essere i consiglieri, visto che non si fa evidentemente, almeno così mi sembra aver capito dall'assessore Tedesco e dall'assessore Passoni, per motivi di cassa. E guardate, mi rivolgo anche alla consigliera Cervetti, adesso sì, che vedo in aula. Guardate che dire che si fa per evitare che si aumenti la pressione fiscale è una baggianata pazzesca, non è questo il motivo. E allora io sinceramente, in una confusione che regna d'aula, una confusione a mio avviso da parte degli assessorati, non si continua a capire perché si fa, i cittadini che ci dicono di prendere una posizione netta con un referendum, perché quella posizione c'è, io penso che visto che il Consiglio è sovrano, perché poi alla fine è il Consiglio che decide queste cose, forse una pausa ce la dovremmo prendere tutti. Perché guardate che una volta che si vende, ma lo sappiamo evidentemente, una volta che si vende, quella cosa lì non c'è più. E guardi, signor Sindaco, mi rivolgo a lei come presidente dell'ANCI, l'ho già detto anche altre volte. Io mi chiedo, comincio a chiedermi cosa ci stiamo a fare qua no, noi come comune, perché se il comune non è più in grado di avere risorse per garantire i servizi, non è più in grado di gestire le sue aziende che devono erogare servizi essenziali, non è più in grado, anzi stiamo ipotecando all'interno di questa delibera delle varianti future, perché questo stiamo facendo. Cosa ci stiamo a fare qui, signor Sindaco? Allora io, vista anche sinceramente quello che hanno detto i consiglieri prima di me, sentite motivazioni, alcune appunto pressione fiscale, motivi industriali, cioè, regna a mio avviso veramente una grande confusione. Io semplicemente chiedo, come ha chiesto anche il mio collega, di sospendere e capire veramente se è necessario, quali sono le ratio e cosa stiamo facendo. Perché, ribadisco, GTT è patrimonio di tutti, l'aveva detto anche il sindaco, mi ricordo benissimo in un intervento, aveva detto che GTT è una bellissima azienda, è un patrimonio che abbiamo. Beh, stiamo rischiando di venderlo e non riprendercelo più, perché sinceramente la vedo molto difficile che in futuro si possa pensare di riacquistare quelle quote. E vista la Ribadisco, la posizione dei cittadini, un segnale che potremmo dare forte in questo momento, forse dovremmo interrogarci un po' più tutti.